Parte da Fermo un nuovo modo di raccontare le tante risorse delle Marche che piacciono al mondo. Fashion di alta gamma, opere di artisti marchigiani, cibi e vini DOC, manualità che diventa arte. Un patrimonio inestimabile e con un forte appeal che va però proposto in maniera adeguata ad intercettare l'interesse della comunità nazionale e internazionale. Si tratta di un format fortemente innovativo che nasce nell'ambito del Grand Tour delle Marche, il circuito di eventi promosso da Tipicità con Anci Marche già in occasione di Expo 2015. Il nuovo sistema è stato svelato a Made in Marche Gallery 2017 presso le cisterne romane di Fermo alla presenza di Gianni Bastianelli, direttore dell'Enit. Le Marche sono una regione molto importante nel turismo, soprattutto diciamo potenzialmente perché in questo momento racchiudono all'interno del proprio territorio gran parte delle cose che i turisti vogliono. Io non andrei a differenziare troppo tra i turisti stranieri che vengono dall'estero e quelli italiani. Il mercato interno per le Marche è molto importante, diciamo forse più anche di quello che viene dall'estero, comunque non cambia il messaggio che le Marche devono mandare, cioè il comunicare quello che hanno, soprattutto lo stile di vita che si vive in questa regione, soprattutto la vicinanza alla natura e alla sostenibilità che c'è in questa regione, sia per quanto riguarda il mare ma soprattutto per le aree interne, la diversità del paesaggio, i borghi e soprattutto l'enogastronomia, dove direi c'è tanto da lavorare ma il potenziale è enorme. Quindi il messaggio che noi abbiamo quando le Marche si presentano all'estero a proporre il proprio territorio è sempre un messaggio positivo, frasi del tipo non avrei mai pensato, devo dire, di trovare nelle Marche una cosa, delle cose belle come questo. Lei ha parlato di una formula nuova, il turismo escursionistico, le Marche con i loro paesaggi si prestano molto. Sì, diciamo che escursionistico nel turismo significa diciamo soprattutto persone che si recano in una destinazione ma non ci dormono, cioè quelle che sono in prossimità e perciò che vanno e poi tornano. Questo è molto presente nelle Marche, anche perché diciamo da un punto di vista logistico le Marche poi non sono messe così male, diciamo, hanno regioni confinanti diciamo con molta popolazione e perciò e soprattutto il territorio delle Marche soprattutto in questa stagione fa tante iniziative, vuol dire, quindi diciamo il movimento delle Marche è molto alto. E per dire una parola del dopo sisma che voi mi avete chiesto, l'unica cosa per togliersi di dosso diciamo questa etichetta, che poi è vera, però questa sensazione che le Marche stiano ancora vivendo questo periodo, l'unico modo è far capire invece che le Marche sono vive, diciamo che tutte le iniziative che si svolgevano gli anni passati si stanno svolgendo ancora, che ce ne sono anche di nuove come questa e che perciò il messaggio di diciamo positività e testimonianza da chi sta vivendo nelle Marche queste cose. Angelo Serri, le caratteristiche di questa tappa del Grand Tour a Fermo che propone questo format della vetrina marchigiana in generale? Diciamo subito che questa iniziativa che dura 2 mesi, luglio ed agosto, è un mini Grand Tour delle Marche, in quanto qui sono raccolti tutti i simboli, le tappe del Grand Tour che dura 6 mesi attraverso tutta la regione e sono affiancati alle eccellenze che ciascun evento ha come tematica di fondo. Ecco, l'altro messaggio che abbiamo sentito è quello che le eccellenze dovrebbero seguire i grandi eventi. Per il futuro si sta lavorando in questa direzione? Beh, sicuramente, qui è anche un messaggio scaturisce proprio da qui. Innanzitutto siamo questo percorso, perché non è una mostra, lo abbiamo fatto dentro le cisterne romane, che è un monumento di grande valore. Ma poi sono accostati i simboli del saper fare, gli oggetti dell'artigianato, il vino, il cibo sono accostati ad opere d'arte di nostri artisti, non so, Licini di Ruscio, il Leopardi, il Rossini, quindi c'è una stretta interconnessione, perché così dovrebbe essere, i prodotti come veicolo di attrazione di un territorio che dispone di grandi eccellenze storico-artistiche, culturali, architettoniche,
paesaggistiche ed altro. Possiamo dire le Marche delle Marche, per formare un altro slogan. Esatto, potrebbe essere questo, le Marche delle tante Marche rappresentate dai tanti ingegni, dai tanti genius logi. Noi dobbiamo cercare di far rete con tutti gli altri comuni che fanno parte del Gran Tour delle Marche, anche quelli che non fanno parte, perché per noi è fondamentale recuperare, come così è fondamentale per le nostre Marche. Certo, continuarci a dire quanto siamo speciali, come oggi ci ha insegnato, no? Ma forse comunque ci ha spronato, ecco, anche il direttore Pastianelli, questo è fondamentale. Noi dobbiamo uscire da questo guscio, da questo tra virgolette personaggio che ci siamo ricavati intorno. Non è facile, servono anche risorse, e secondo me la Regione Marche in questo momento dovrebbe essere la prima a far da traino su questa internazionalizzazione del turismo. Non basta più fare belli eventi qui se non vengono poi trasportati fuori dal continente, quindi credo che il percorso è ancora lungo da fare. Credo che per poter attrarre persone e quindi incentivare anche il turismo, noi dobbiamo puntare sugli elementi di cultura, cioè sugli elementi di valore di questa regione, che poi la cultura può essere declinata in tanti modi diversi, non è solo valorizzazione dei beni architettonici o dei beni archeologici, ma anche la narrazione delle nostre esperienze, delle nostre tradizioni, dei nostri valori che in qualche modo ci distinguono. Allora credo che valorizzare tutto questo porti quello che si cerca di portare in questa regione, cioè tante persone a visitare questa regione, a incontrare questa regione, e bisogna attrarli sui valori di questa regione, che sono valori fondamentalmente culturali. Concentrarci su questo, e quindi le università cercano di far questo in tanti modi diversi, la mia università cercando di valorizzare anche con le nuove tecnologie i beni architettonici e i beni culturali. Questa mattina abbiamo presentato un oggetto che in qualche modo avvicina le persone ai beni archeologici, e continueremo a far questo in tanti modi diversi, cercando appunto di essere di aiuto a questa nostra regione e alle tante persone che vivono in questa regione. Abbiamo accettato sì con entusiasmo, in realtà è un ragionamento che era nato anche con il nostro sindaco, la possibilità di entrare a far parte del Gran Tour, mettendo la specificità di Pesaro, ma sapendo che va messa in una rete di comuni, di città, di territori che credono in se stessi, ma credono in se stessi in una dimensione plurale, che è quella appunto della bellezza, dei borghi, delle città, dei propri prodotti e di storie da raccontare, anche di cittadini che sono i primi interpreti e ambasciatori della bellezza del proprio territorio, proprio per far sentire a proprio agio i turisti, ma anche i cittadini delle Marche, che rappresentano anche una domanda interna importante del nostro mercato, insomma conoscerci anche meglio. Ci entriamo soprattutto con due eventi specifici, uno legato a Rossini, e quindi lavoreremo per il 2018 nella settimana del compleanno di Rossini, che è divertente perché c'è anche il non compleanno, essendo nato il 29 febbraio, quindi da due anni abbiamo sperimentato questo avvenimento, che faremo crescere in particolar modo in vista del 150esimo della morte l'anno prossimo, quando appunto il compleanno sarà l'avvio di un anno straordinario di festeggiamenti a livello mondiale, quindi per noi un grande appuntamento per le Marche innanzitutto, e quindi lo spenderemo così, e Tipicità sarà uno dei partner principali, soprattutto per quello che riguarda il racconto dell'enogastronomia del territorio marchigiano. E poi invece una prova generale, che è quella con cui ci inseriamo in questo calendario di quest'estate, e invece questa festa che abbiamo inventato negli ultimi due anni, ma che ha avuto un successo straordinario, che è la versione estiva della Festa delle Candele di Candelara, quindi una grande cena in spiaggia spontanea in cui i cittadini si auto-organizzano o assieme ai bagnini, insomma abbiamo avuto una media di 40.000 presenze nei primi due anni, una cena in bianco, una cena in lume di candela con candele nell'acqua, e quest'anno sarà talmente che da una sera passerà a quattro, quindi con programmazioni, concerti e tanti più eventi, e anche qui attraverso la presenza di Tipicità, la possibilità con i produttori delle Marche e soprattutto le esperienze gastronomiche e del vino di portare un contenuto di qualità che farà giusta cornice alla bellezza dell'avvenimento.
Dunia Romoli del Fintel Energia Pollenza. Ecco, l'importanza di far parte come sponsor di questo evento. Allora, è importante per noi perché il brand Ombrello che ha creato Angelo Seri sotto il marchio di tipicità è un brand che raccoglie molte imprese del territorio e ci unisce, ci mette insieme le nostre idee per poter avere una collaborazione e una crescita, diciamo, comune per dei nostri interessi e dei nostri business.